Salve a tutti ragazzi, buongiorno. Sentite che musichetta. Innanzitutto vi devo dire subito che se azzeccate questa musichetta, di che gioco era ragazzi, anche a quella che verrà dopo, davvero mi toglierò il cappello per voi. Sul serio, scrivetelo nei commenti. Oggi eccolo qua il nostro BMW S1000RR con... Prima abbiamo fatto una clip, davvero penso sia venuta molto molto carina. Iniziamo con un giro di riscaldamento qui allo Stelvio. Godetevelo, qui si arriva di quinta, quarta, si leva una marcia, si butta dentro. Oggi che vi porto ragazzi? Vi porto una gara diversa. Vi ricordo diciamo che io sono nato con giochi di MotoGP fin da piccolo, quindi MotoGP 2, 3, 4, poi quando mai sono smesso ho iniziato a giocare un po' a MotoGP, quindi poi SBK Generation del 2012, ma anche prima 10, 11, e poi i MotoGP li ho lasciati perdere e li ho ripresi nel momento in cui è ripassata la Milestone. Quindi ragazzi, io davvero sono cresciuto con piloti che oggi ci sono, farò una gara con loro e in memoria dei vecchi tempi, ecco, anche l'anno scorso come ben avete potuto diciamo vedere questo Trastevere, perché non c'era l'anno scorso in Valentino Rossi The Game, non c'ero perché mi sono dedicato molto al Rai 2, questo fantastico gioco ragazzi, questo fantastico gioco. Mi sono divertito, abbiamo fatto tantissimi campionati insieme. Oggi avremo davvero faremo una bella gara, ci siamo ritrovati qui tutti quanti. Ci è uscita come pista Stelvio, quindi siamo qua al passo dello Stelvio. Più che pista ragazzi, una sorta di tourist trophy, soltanto in miniatura. Però come vedete abbiamo muri, case, guardrail, tutto quanto, quindi ci vuole una tensione davvero allucinante ragazzi. Dai, un 36 diciamo buono, dai, si può scendere ancora un pochetto, ma un giro così di presentazione ragazzi. Stiamo per andare in gara, 15 giri al passo dello Stelvio, da veri malati di mente, e purtroppo non ho potuto riprendere i primi giri, ma ragazzi andiamo in gara. Eccoci qua, siamo al secondo giro di gara, come vi ho detto prima. Dietro abbiamo Cristian Manolo, poi Stefi, Erfra04, wildcard dei MotoGP, Azic Academy, poi Indian, Mitica, R113, poi abbiamo Rocco. Ragazzi, tanti, tanti, tutti davvero... che mi ricordo benissimo, ci ho condiviso tante cose con loro. E poi qui davanti però abbiamo Carmine 46, che davvero in questo periodo si è ritrovato in una forma smagliante. Vediamo, qui siamo sovrapposti a lui. Dentro Saccatone qua in fondo. E in pratica Carmine non giocò con noi, fece soltanto un campionato. Noi su Red 2 facemmo un pochino lunghi qua, facemmo campionati di R1, delle 600, delle 990 pp, insomma ci siamo divertiti tanto. Ma Carmine davvero ha dimostrato di avere un grandissimo talento ragazzi. Qui cucitissimo al cordolo e usciamo. Secondo giro di gara, Carmine e Trastevere hanno preso un pochino di margine sugli inseguitori. Non posso fare poi degli elogi a Steffi Stage ragazzi, ora che si trova in quarta posizione. Che rischio, che rischio, perché comunque sia Steffi ragazzi è quello che davvero mi ha cresciuto tantissimo, mi ha fatto crescere psicologicamente. Intanto qua siamo al terzo giro, ricordo gli anni scorsi qui lui era davvero mostruoso. Intanto riprendiamo sempre lo stesso muro, sempre uguale, e Carmine ci prende un bel po' di vantaggio. Siamo al quarto giro di gara ora, 33 e 7, con un bel po' di sbavature. Mamma mia ragazzi, che pelo e che attenzione che ci vuole. Ci avviciniamo qui, fine quarto giro, e quindi vi stavo dicendo ragazzi che davvero ne abbiamo fatti un bel po' di campionati l'anno scorso, e mi ha fatto crescere, come vi stavo dicendo, psicologicamente davvero Steffi. Quell'avversario, uno dei più duri che abbia mai incontrato in tutta la mia vita.
Lui un grandissimo, velocissimo, all'inizio era incredibilmente veloce, non cadeva mai, un Valentino Rossi di ride. Ho imparato da lui. Attenzione perché ci affianchiamo qua a Carmine. Lo staccatone giù. Dentro, la Trastevere è dentro. È in prima posizione con questo S1000RR. Vediamo Carmine dietro con la Gestex R1000 che rientra qua, incredibile, di nuovo però dentro la Trast. Vediamo qua. Oddio, oh mamma mia, incredibile. Oddio che jolly, ci siamo giocati un jolly. Incredibile ragazzi, là bastava un minimo di dare un pelino più di gas e volavamo. E gara buttata all'aria. Mamma mia, attenzione, rimaniamo incollati qui, non facciamola andare via, tanto la gara è lunga. Ci ha preso di nuovo un pochino di margine. 33,9, un po' altino ancora. Grandissimo Carmine ragazzi, che ritmo, questi due qua davanti se ne sono dati davvero di santa ragione. 33, let's zero, incredibile di Trastevere che mette in pratica, se ben ricordo, il quinto sesto tempo al mondo qui, dopo davvero tantissimo, all'incirca 6 mesi che non ci giocavamo. Abbiamo preso ora un grande ritmo e vediamo, Carmine e Trastevere se ne sono andati, poi dietro abbiamo penso Manolo e Steffi Stage, eccolo lì in terza posizione. Ultimamente ha un po' mollato, non lo so, non ha più ritrovato poi la stessa velocità di prima, ma ragazzi era davvero allucinante Steffi. Sono riuscito poi a batterlo nel campionato R2 che facemmo l'anno scorso all'ultima gara. Vinci all'ultima gara, ancora me la ricordo. Intanto guarda qua che stiamo facendo le curve insieme tra Trastevere e Carmine. E quindi ce l'abbiamo davvero giocati, insomma, fino all'ultima curva. In pratica è finito il campionato e dopo un duro lavoro sono arrivato come lui e poi anche batterlo. Quindi è stata davvero un'emozione fortissima. Quasi, no, forse non quanto ragazzi la finale a Valencia. Mandzukic è pure di una velocità estrema, ma era proprio una cosa mia ragazzi. Vincere davvero quel campionato l'anno scorso con la Steppy Stage era qualcosa di allucinante. Ma vabbè ragazzi, vediamo qua intanto, entriamo quarta, si dà tutto il gassone. Vediamo di fare un attimino un giro illustrativo con Trastevere e Carmine che stanno incollatissimi qui davanti. Mamma mia ragazzi, che divertimento. Un Carmine oggi davvero in una forma smagliante su questo ride 2. Vediamo, bellissimo, qua arriviamo un pelino lunghi, si entra, poi si butta la testa, qui si pera tutto il gas, si poggia la quarta e si dà il gassone per entrare poi in un rettilinetto strettissimo con a sinistra le case e anche a destra pericolo muretti, pericolo paletti e guardrail. Intanto esce il Fra 04, problemi per lui. Vediamo qua che si alza questo Biemba. E invece è più composta la moto di Carmine, o forse è più composto lui nel dare il gas. Entriamo qui, vi rendete conto che stiamo facendo due giri uno sovrapposto all'altro ragazzi? Abbiamo tutto, poi terza, quarta, prendiamo un attimino di uscita con il nostro HP4, ma il GSX ci sta alla stragrande, anzi, mamma mia, che gara ragazzi, che gara. Siamo francobollatissimi. Terza, quarta. E quindi niente, abbiamo fatto questo, no, campionatino, un po' di rimpatriata. Vediamo se continueremo a mandarlo avanti. Intanto 33,3. Niente male ragazzi, buonissimo tempo. E ancora qui, attaccati francobollati due. Vediamo se riusciamo a fare un giro perfetto e prendere qualche decimino. Mamma mia, che pelo che ci vuole su questa pista. Poi buttiamo la seconda, qui stretti, cuciti. Terza, pigliamo tutto. Andiamo giù, quarta. E di nuovo per il discesone. E dobbiamo aver preso qualche metro. Trastevere prende qualche metro su Carmine.
davvero una guerra di nervi tra qua davanti, tra questi due. Un Perino Lunghi ci riavvicina, ma vediamo di uscire bene questa volta senza farla impennare. Dai, Trust! Entriamo poi nell'ultima parte dove ci stanno queste S in discesa e poi il curvone a sinistra, dove è fondamentale raccordare e dare il gas nel momento giusto, non troppo presto né troppo tardi, perché sennò si va all'esterno a sbattere. Carmine c'è sempre incollato al nostro sedere. 9 giri su 15. Vi assicuro, ragazzi, che la gara di 15 giri è davvero lunga e stressante. Bisogna rimanere sempre vigili in maniera eccessiva, davvero troppo alta la concentrazione. Anche perché non stiamo andando piano. Sappiamo un 33 e 1, incredibile. Infatti prendiamo qualche decimo a Carmine. Vediamo qua, decimo giro di gara. 33-4. Primo curvone, attenzione, cos'è? No, caduta di Carmine. Caduta di Carmine. Ragazzi, ecco che mancavano 4 giri alla fine, ce la siamo portati a casa con la calma. E dai, ragazzi, primo Trastevere, secondo Christian, terzo Stefi, quarto Carmine. Peccato per Minuzzo, che è caduto forse un po' troppe volte all'ultimo. Un grande Christian, sempre costante, martellante. E poi terzo grande Stefi, che non ha più la velocità di una volta, peccato. Quinto Rocco e sesto, settimo, penso Indian e Mitica. Ragazzi, dai, fighissima questa rimpatriata. Comunque io mi sono divertito molto a giocare con loro e vi saluto a tutti. Volevo fare anche un saluto particolare a Supersic 5885, sicuramente l'avrete sentito. Lui è davvero un grande fratello che ci ho giocato insieme da piccolino e che mi ha fatto crescere, ragazzi. Quindi un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto, fatemi sapere, che magari faremo comunque sicuramente altre gare di questo tipo in diversi circuiti. Iscrivetevi, mettetevi mi piace, ragazzi. Un abbraccio, ciao!